tutti ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi ragazzi vi propongo un video super super atteso e super super richiesto, perché andremo a parlare di come io personalmente edito le foto che voi vedete quotidianamente su Instagram, su Facebook, su Pinterest. No, su Pinterest me le salvo le foto comunque. Insomma, tutti i miei social dove pubblico delle foto vedrete come nello specifico vado a modificarle. Voglio fare una premessa: so che potrete sentire dei rumori esterni, insomma, da questo video. Volevo precisare solamente che è praticamente l'azienda di Domenico, che voi sapete, in diversi video vi ho detto che comunque Domenico ha un'azienda vinicola e olearia. Sapete che adesso è novembre, quindi è nel pieno periodo del frantoio, e quindi purtroppo noi abitiamo praticamente attaccati all'azienda, quindi questi rumori sono un pochino inevitabili. Detto questo, iniziamo subito il video, perché comunque ci tengo a farvi vedere nello specifico quali sono le applicazioni io quotidianamente utilizzo. Ci tengo tantissimo nel farvi vedere quali sono le applicazioni. Oh mio Dio! Ci tengo tantissimo nel farvi vedere quali sono le applicazioni che io maggiormente utilizzo proprio per modificare tutte le mie foto. Diciamo che la mia storia con questo modificare le foto e tutto ha inizio più o meno tre anni fa. Allora, ero entrata completamente in fissa. Non so se voi avete presente, comunque ve le metto qui di fianco esattamente, quei profili di quelle ragazze, del nord Europa, che hanno un unico tema, che sia grigio, che sia blu, che sia, insomma, c'è solamente un unico colore. Ecco, io ci ho provato ad avere un unico colore nella mia gallery. Purtroppo questa missione è completamente fallita, veramente disperatamente, tristemente fallita, e quindi ho cercato piano piano di creare comunque una mia impronta, un mio stile e quant'altro. Cioè, avere una galleria con un unico tema, secondo me, si può avere solamente se si fa l'instagrammer per lavoro. Perché se non lo si fa è davvero molto molto difficile cercare di ottenere quel risultato, perché la maggior parte delle applicazioni che costituiscono quella gallery sono a pagamento. Comunque tra un pochino vedremo anche questo piccolo passaggio. Allora iniziamo. Allora andiamo sulla cartella fotografia, eccola qui. Ovviamente vedete, ho fatto proprio una cartella così riesco a integrare tutte le applicazioni che utilizzo quasi quotidianamente per modificare le foto. Allora, il primo step che vado a fare è generalmente quando trovo una foto abbastanza buia, il che mi capita abbastanza spesso, ahimè. Quando decido di andare a schiarire una determinata foto, vado proprio su questa applicazione che, scusatemi, non vi ho fatto vedere, si chiama Pixlr. Pixlr secondo me è un'applicazione davvero molto molto valida e ve la consiglio, anche perché è gratuita e quindi la potete scaricare davvero in qualsiasi momento. Comunque, come potete notare, ha proprio dei punti neri, quindi molto molto scuri. E quindi io che cosa faccio? Quando devo andare a schiarire le mie foto per pubblicarle sui social, vado su questo pennellino qui e vado subito sulla opzione che ho in questo caso qui, che è schiarisci, vedete, è proprio in alto a sinistra. Questa applicazione che cosa mi permette di fare? Mi crea questo cerchietto qui, che sarebbe comunque la grandezza del mio dito, insomma sarebbe il pennello in generale, quindi io decido di averla abbastanza grande, perché comunque le parti da colorare sono abbastanza grandi, quindi ci posso entrare tranquillamente. Inizio in questo modo strofinando il dito sul colore interessato. Adesso io spero che calcando un pochino il tutto si riesca a vedere, soprattutto anche sulle parti chiare e quant'altro. Infatti vedete, da questo lato qui è molto più chiaro rispetto a questo lato qui, quindi io a questo punto faccio finta che la foto mi vada bene così e decido di salvarla con questa V. Allora, Pixlr ha veramente tante caratteristiche, si possono mettere, vedete, tutti questi tipi di effetti, ci sono le sovrapposizioni con i glitter, che secondo me sono molto carine, tutte queste tipologie qui, vedete, e secondo me sono davvero molto molto sfiziose. Quindi ad esempio io faccio finta che mi interessi, salvo il tutto e vado su fatto. Il tutto si salverà con salva immagine e me lo metterà all'interno del rullino. Quindi a questo punto io torno indietro e vado a questo punto su VSCO Cam. Allora, VSCO Cam è un'applicazione che penso conosciate un pochino tutte ormai, perché è molto molto famosa, e veramente questa la utilizzo quasi tutti i giorni, anche perché mi piacciono veramente tanto i filtri che questa applicazione contiene. Vi voglio dire una piccola cosa riguardo questo tipo di applicazione. Allora, VSCO Cam tendenzialmente è a pagamento, però
Io penso che se voi non dobbiate tecnicamente lavorare con questo tipo di mondo, nel senso che se non siete Instagrammers... Oh, che bella questa foto! Vedete, nascono così, vediamo se... Wow, che bellino! Adesso me la salvo e me la tengo. Davvero carissima, Gemma, è nata dal nulla. Se vi dicevo non dovete lavorarci con questo tipo di applicazione, quindi non dovete avere una gallery perfetta, vi sconsiglio di acquistarla, anche perché una volta acquistata la prima applicazione si entra tipo in un circolo vizioso che vi permetterà a quel punto di acquistare tutte le applicazioni che vedete online. Quindi detto questo, io penso che anche prendendola così non ci sono veramente tanti filtri da utilizzare. Quindi comunque torniamo a noi. Anzi, sai che faccio adesso? Prendo esattamente la foto che ho appena scattato e una volta indicata, vedete, si crea questa cornice qui e vado su questi trattini qui sotto in basso che sono proprio per la modifica della foto. A questo punto mi si aprono tutti questi filtri che sono riconoscibili con una lettera e subito dopo dal nome. Ovviamente, vedete, andando più avanti si entra proprio in VS Cocam 10 o X, non so come si pronunci. Da questo momento in poi, sì, tutti questi filtri che sono davvero bellissimi e che io penso un giorno di acquistare, ma non adesso, insomma, sono tutti a pagamento. Quindi torniamo alla nostra comune modalità di filtro e vi faccio vedere quali sono quelli che io tendenzialmente utilizzo. Allora, io sono sempre in bilico fra due tipi di filtri per la maggiore, insomma. Il C1, che è questo qui, che come potete vedere rende il tutto un pochino più rosa e secondo me è davvero molto molto carino, anche se anche perché se si vuole tenere la propria gallery su un tema rosa, secondo me questo è super super indicato. Mentre per quanto riguarda le foto tendenzialmente più scure, che anche quelle non mi dispiacciono, utilizzo il filtro P5, che vedete rende le foto in questo modo, e non lo so perché, ma questo tipo di colore, questo tipo di filtro mi piace tantissimo dall'autunno fino alla primavera, proprio all'inizio della primavera fino all'estate. Questo qui, essendo più con colori più caldi, insomma, mi ricorda molto di più l'estate, quindi la mia gallery diciamo che si divide con due tipi di filtri per quanto riguarda le stagioni durante l'anno. Comunque facciamo finta che io abbia scelto il C1. A questo punto vado ancora qui sotto per ritorno sul C1, perché io diciamo che non lo utilizzo mai al massimo della sua potenzialità, lo utilizzo quasi sempre verso la numerazione 10 oppure 9,9, che vabbè non cambia quasi niente, però lo utilizzo quasi sempre verso il 10 perché scarica leggermente il colore. Quindi approvato questo, torno sulle mie caratteristiche e inizio qui a modificare la vera e propria foto. Allora, l'esposizione è la luce, vedete che io più tiro in avanti il cursore e più questa foto si illumina. Non voglio che sia bianca, anche perché poi stonerebbe con la foto in sé per sé, quindi la mantengo su una tonalità di 6. Vedete che proprio qui ai lati si è cominciato un pochino di più a schiarire. Approvo questo e subito dopo passo al contrasto. Il contrasto invece, se lo tiro tutto, è veramente un pochino eccessivo, quindi lo mantengo sempre su 3 o 4, insomma dipende dalla foto, in questo caso 3,8 può andare bene. Subito dopo, vabbè, qui c'è raddrizza ed è anche questa molto molto particolare, se volete dare un tono un pochino più simpatico alla vostra foto, io non lo utilizzo quasi mai. Qui si può ritagliare in base alle evenienze. Poi c'è l'inclinazione, che anche questa è molto simpatica, vedete, fa così, è tipo un gioco di prospettive che è davvero simpatico. Poi anche questa dall'alto verso il basso si allunga, insomma. Comunque io vado subito ad utilizzare la messa a fuoco, che è tipo la nitidezza. Infatti vedete, è tutto molto più nitido e secondo me questo tipo di applicazione va a dare alla foto un senso di maggior professionalità, per quanto possibile ovviamente. Quindi approvo questo. Vado poi sulla trasparenza, anzi no, scusatemi, sulla trasparenza non ci vado mai perché mette in rilievo anche il minimo granello di polvere che c'è in circostanza, quindi quello diciamo che lo utilizzo ben poco. Vado poi sulla saturazione. La saturazione è davvero importante per decidere anche il colore finale della vostra
della vostra foto. Se io lo sposto verso destra, il cursore mi tenderà a far diventare la foto molto molto gialla. Se invece lo sposto verso sinistra, quindi scendendo di colore, mi diventerà tipo quelle bellissime gallerie delle ragazze del nord Europa che vi dicevo prima, e a me fa impazzire, ma non riesco quasi mai ad ottenere quel tipo di risultato. Con questa foto stranamente lo sto ottenendo, e quindi io sarei anche tentata di lasciarlo così, che mi piace un casino. Quindi poi vado direttamente sulla temperatura, e qui più o meno la stessa cosa, però sulla temperatura sono i giochi di luce esterni a variare. Vedete, infatti si tende più verso il blu. Io, dato che non voglio tendere verso il blu, mi mantengo su U. Subito dopo vado su Grana. Grana è un'applicazione che ho scoperto da poco, che su certe foto mi piace e su altre no, perché tende a far diventare la foto leggermente a puntini, quindi un pochino granulosa, e questo è un effetto che io voglio dare tendenzialmente quando le mie foto hanno un pochino di tono vintage. In questo caso non lo voglio dare, quindi torniamo direttamente alla tonalità ombreggiatura. Qui potete decidere se la vostra foto può avere riflessi che danno sul viola, sul rosso, sull'arancione, sul giallo, sul verde e sul celeste, insomma così via. Anche in questo caso potete scegliere il livello di colorazione, che io adesso porto a 3,5, perché penso che questo alla fine sia il giusto compromesso. Subito dopo vado qui in alto a destra, salva, e la foto mi si salva insieme a tutte le altre che precedentemente avevo modificato su VSCO Cam. Subito dopo vado su questi tre puntini, che sono per l'appunto i puntini della condivisione, oppure sul salvataggio automatico sul rullino, insomma. Su condividi, qui ci sono tutti i social oppure i link, insomma è un pochino a libera scelta. E vado subito su Instagram, mi si prepara, mi si apre il tutto, vado di nuovo qui e voilà, ecco che mi si apre su Instagram. E poi qui niente, procedo semplicemente avanti, perché comunque già l'ho modificata, vado nella mia didascalia, insomma quel che sia, metto gli hashtag e poi è pubblica. Quindi adesso la pubblicherò, forse non so quando, e bene o male la mia galleria in questo momento appare così. Allora, diciamo che la mia galleria, come vi ho detto, non è che abbia un colore ben preciso, perché non ci riesco, cioè è davvero più forte di me. Non lo so, io ci provo, vedete, ogni tanto mi piace dare il tono del bianco con il blu, con il nero, però subito dopo, cioè, faccio una foto del genere e come faccio a non postarla? Cioè, ragazzi, è troppo troppo bella. Qui è quando eravamo a Treviso, io e Dom, e niente, cioè, vedete, quindi mi si mischia un pochino il tutto, però secondo me non è malvagia come galleria, insomma. Personalmente non mi dispiace, cerco sempre di migliorarla, anche perché tutto si può migliorare nella vita, però bene o male non mi dispiace. Questa foto la sto amando, e chi di voi in Italia non ha una foto del genere qualche giorno fa, quando c'è stato quel tramonto pazzesco? E quindi questi qui erano i miei piccoli trucchetti, le mie applicazioni che io personalmente utilizzo quando decido di modificare le foto sulla mia gallery di Instagram, oppure da comunque tenere sul rullino perché voglio portare da stampare. Io, ragazze, come sempre spero tanto che questo video vi sia piaciuto, fatemelo capire lasciandomi tanti bei pollici in su, e ricordate di iscrivervi qui sotto al mio canale se non ancora siete iscritti. Vi ricordo che se vi va potete infatti seguirmi su Instagram, su 21 Buttons, su qualsiasi tipo di social io abbia, che comunque trovate sempre qui sotto nell'info box. E poi, ragazze, volevo parlarvi, prima di chiudere il video, di un piccolo progetto che sta nascendo adesso. Allora, se mi seguite da un pochino anche sui social, non avrete potuto fare a meno di notare che ho cominciato a postare qualche foto un pochino più diversa dal solito, soprattutto sulle stories. E questo è un progetto che mi sta prendendo particolarmente, e ringrazio comunque le persone che mi stanno dando fiducia, e sto parlando, ragazze, di un sito internet che è un fashion blog, nella fattispecie. Questo fashion blog si chiama musanews.it, e io sono una... non voglio neanche definirmi fashion blogger perché non lo sono, comunque scrivo articoli inerenti anche ai video che voi stesse vedete qui su YouTube, quindi quello che voi vedete qui in immagine, voce, movimenti che io sono quotidianamente, potete anche vederlo sul blog in forma scritta. Quindi se alcuni di voi, perché parlo anche ai maschietti, hanno una particolare devozione e hanno una particolare passione verso la scrittura, la lettura e quel che sia, e comunque gli argomenti di cui io personalmente tratto o in generale
vi piace, vi incuriosiscono, potete anche passare sul blog a dare un'occhiata. Ci sono veramente tanti articoli in generale e ci sono comunque anch'io, quindi potete decidere di condividere, mettere like, commentare anche sotto gli articoli stessi che trovate sul blog, e di questa cosa sono molto molto contenta. È un progetto che sta crescendo, che possa essere quanto più di vostro interesse possibile, perché comunque tutto quello che viene fatto sia da me sia dal blog in generale è sempre comunque tutto per voi, per cercare di farvi conoscere, per cercare di farvi appassionare, avvicinare ad una certa tematica, che sia comunque il beauty, il lifestyle, ma che possa essere anche la lettura, il mondo del cinema, cioè ogni cosa secondo il mio punto di vista è utile per farci capire quello che realmente ci piace nella nostra vita. Quindi sto sostenendo tantissimo questo blog e ne sarei contentissima se anche voi stesse che mi seguite da tantissimo mi sosteneste anche sul blog in questo caso. Quindi detto questo, spero di non avervi annoiato con questa piccola parentesi, ma è una cosa a cui io tengo particolarmente e quindi ci tenevo in questo momento a metterla qui nel mio video. Vi lascio tutti i link di riferimento qui sotto nell'info box. Io ragazze, come sempre, vi mando un bacione grandissimo e se vi va ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!